Manco non c'è un nuovo video, lasciate un like, un commento. Facciamo la missione secondaria di 10 Odyssey. Secret Odyssey. Merda, fuoco, fuoco, merda, merda. Il lurido ribelle ha derubato il santuario. Ha versato sangue sul suolo sacro. Socrate, ovunque tu vada ti fai degli amici, eh? Alexios, che piacevole sorpresa. Cosa ti porta a Delo? Sto aiutando un gruppo di ribelli deliani. Ma hanno davvero bisogno d'aiuto. La decisione di ribellarsi non basta forse a sfuggire all'oppressione? Oh no, non ci provare. Non mi farò trascinare in un altro dei tuoi dibattiti. Eppure c'è una situazione sulla quale vorrei la tua opinione. E va bene. Un ribelle ha derubato il santuario per finanziare la ribellione. Quando le guardie si apprestavano a catturarlo, lui ne ha uccisa una. Omicidio su Delo. Probabilmente lo uccideranno. Infatti, anche se è illegale porre fine a una vita qui. Perciò è in attesa di essere portato a Mykonos. E che c'entro io? Secondo te il ribelle merita la morte? Ucciderlo porterà giustizia? Il ribelle combatteva per la libertà della sua gente. A me sembra una buona causa. Sacre, uccidere un uomo non giustificano la pena di morte? Cosa lo fa? Io rubo, uccido e infrango leggi sacre praticamente da sempre. Ah, allora ti rivedi in questo ribelle. Conosci la mia opinione in merito, ora posso andare? Certo, certo. Solo un'altra cosa. Ah, ovviamente. Il ribelle è prigioniero nell'Estiatorion a nord. Domani lo condurranno a Mykonos. Aspetta, tutto questo solo per convincermi a salvarlo? Convincerti? Mai, ma sono curioso. Ora che sai dove si trova e perché, lo salverai? Andrò a trovare questo ribelle. A quanto pare abbiamo molto in comune. Immaginavo che avresti accettato, ma sappi che non ho dracme da darti, solo conoscenza, che dovrebbe essere preferibile in quanto perpetua, non transitoria. Beh, è comunque qualcosa, credo. Entra, entra, dispiaziato, entra. Questa letta è proprio uscita più forte. Il ribelle è qui. Entra, vediamo. Non mi riporterete a Mykonos! Gira, vi ucciderà tutti! Tornate da dove siete venuti, bastardi! Questa è la terra di Apollo! L'ho trovato! Dobbiamo le fiamme, presto! Ancora quel delinquente mi preoccupa. Preparati, hai il fuoco! Ma pigliare l'assistetto. Capresciori! Oh cazzo, oh cazzo.
Cazzo. Cari. Stare attenti, troppi soldati. Come ci vuoi? Soltanto che ci fa. No, 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 no. Cazzo, no, 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 imbecille, no, imbecille. È imbecille sto prigioniero. È mora. Grazie, Mistios. Mi avrebbero ucciso, e uccisi prima tu. Ne arriveranno altri. Presto, seguimi. Sul suolo sacro proprio come me. Non sono come te. Ora silenzio e seguimi prima che ci uccidano. Morte agli oppressori e a chiunque provi a conquistare le isole di Delo. I Deliani sono liberi. Moriranno altri Deliani se non farai silenzio. E il silenzio ci ha portato a questo. Urlerò finché avrò fiato e finché ogni soldato non sarà morto. Malaka! Hai la lingua davvero lunga. Potevi farci uccidere entrambi,
Allora il nostro sacrificio infiammerebbe il cuore dei ribelli. Getteranno ogni straniero in mare in pasto a Poseidone. Per tua informazione, io non sono di Delo, e nemmeno gli spartani che hanno combattuto e sono morti per la ribellione lo erano. Gli ateniesi vogliono queste isole per la nostra ricchezza. Gli spartani le vogliono per Sparta. Non lascerò che le conquistino. Non abbiamo bisogno di loro. Delo deve essere governata dai deliani. Ora, se non ti dispiace, vado dritto da Cira. I ribelli devono uscire dalle loro grotte. È ora di attaccare. Non te lo... Vai e non tornare. Tutti i soldati di Delo ti staranno cercando. Lascia che mi trovino. Ne ho già spedito uno nella tomba, posso anche rifarlo. Alexios, vederti a Delo mi scalda il cuore. Dimmi, com'è andato il tuo incontro con il prigioniero ribelle? Non mi avevi detto che è un pazzo estremista? Ah, ma chi sono io per giudicarlo? Non commettiamo tutti gesti folli nella vita prima o poi? Butterebbe in mare te e le tue teorie senza pensarci. Quando ero più leggero, di peso e d'animo. Dimmi, hai risolto la situazione senza spargere sangue? Il ribelle era sorvegliato, ora le guardie riposano. Interessante. Hai reputato la vita di un ladro omicida più importante di quella di soldati che compivano il loro dovere. Non l'ho nemmeno considerata la sua vita, a dire il vero. E il ribelle? Starà andando a Mykonos, se ci tiene alla sua pelle. Le nostre scelte sono come increspature nell'acqua. All'inizio sembrano piccole e insignificanti, ma poco a poco diventano onde devastanti. È un piacere, Socrate. Posso sempre contare su di te per procurarmi un mal di testa devastante. Il piacere mio, Alexios. Spero di rivederti al simposio. Non contarci troppo. La vera saggezza non è sapere cosa dire. La saggezza è sapere quando tacere. Sì, sì. Alla prossima, ragazzi. Ciao, io.